bentornati nel mio canale. Oggi dal mio quadernino di ricette tireremo fuori una ricettina light. Infatti questa ricetta è perfetta per chi vuole stare a dieta. Sono dei biscottini integrali con farina d'avena fatti con esubero di lievito madre, che sono simili ai famosissimi digestive. Come sempre, tutti gli ingredienti che adesso vi dirò li trovate scritti nell'info box sotto a questo video. Allora, cominciamo. Mettiamo in una ciotola 60 g di latte d'avena. Aggiungiamo 50 g di esubero di lievito madre fatto a pezzi e andiamolo a sciogliere con una forchetta. Prima di continuare vi voglio dire una cosa: come tutti quanti i biscotti, le frolle in generale e in particolare questi fatti con lievito madre o con esubero, mi raccomando, inserite tutti gli ingredienti nella ciotola nella sequenza che io vi dico e poi impastateli molto molto rapidamente. Non dobbiamo dare tempo al glutine di formarsi, altrimenti diventeranno gommosi, mi raccomando, quindi facciamo tutto quanto molto molto velocemente. Adesso aggiungiamo 2 cucchiai di orzo solubile e andiamo a mescolare. Adesso aggiungiamo 40 g di miele millefiori, 120 g di zucchero di canna, io utilizzo questo qui integrale. Poi aggiungiamo 100 g di olio di semi, mezzo cucchiaino di sale e abbiamo una bella mescolata. Se volete fare una ricetta il più simile possibile ai veri digestive, utilizzate il burro al posto dell'olio, quindi inserite 100 g di burro anziché i 100 g di olio che vi ho detto. Visto che oggi volevo preparare una ricettina light, ho preferito utilizzare l'olio. Potete anche decidere di aggiungere a questi biscotti delle gocce di cioccolato, oppure dell'uvetta, dei mirtilli, potete usare della frutta secca, insomma potete anche personalizzare questa ricetta aggiungendo un sacco di cosine che renderanno i biscotti più buoni. Quella che invece io vi propongo oggi è proprio la ricetta base, quella più semplice, light e integrale. Adesso inseriamo le farine. 100 g di farina d'avena, 60 g di farina integrale e poi 200 g di farina di tipo 1, che è una semi integrale. Se siete proprio a dieta ferrea, usate soltanto farina d'avena e farina integrale e verranno buonissimi ugualmente. E adesso mescoliamo. Come vi dicevo prima, cerchiamo di fare un panetto rapidamente, quindi non stiamo lì ad impastare a lungo come quando facciamo il pane, per capirci. Ovviamente fatti con il burro sono molto più buoni e friabili, però ogni tanto ci tocca stare un po' a dieta, vero? Ecco fatto, quando avrete riunito tutti gli ingredienti in un panetto, basta, non lo impastate più, capovolgetelo sul piano di lavoro e andiamo a formare i nostri biscotti digestive. Prima di formare i nostri biscotti andiamo ad accendere il forno in modalità statica a 180 gradi e copriamo un paio di teglie con della carta forno compostabile. Per formare i nostri biscottini ci servirà un mattarello, uno stuzzicadenti per fare quei forellini tipici dei biscotti digestive e un coppapasta, oppure va benissimo anche una tazzina oppure un bicchiere per fare la forma. Ok, cominciamo. Prendiamo una metà di impasto. Andiamolo a stendere con il mattarello. Mi raccomando, devono essere sottili, quindi andiamo a stendere l'impasto più o meno per uno spessore di 3-5 mm, diciamo, deve essere molto molto sottile. Ok, poi ricaviamo con lo stampino che abbiamo, insomma, i nostri dischetti. E piano piano, io tolgo prima la pasta intorno e poi, aiutandomi con una spatola, vado ad appoggiare ogni biscottino, ogni dischetto sulla carta forno, così non si rompe. Eccolo qua. E li andiamo ad appoggiare tutti quanti sulla nostra teglia coperta da carta forno. Una volta che i biscotti saranno pronti sulla prima teglia, andiamoli a decorare facendo dei buchini con uno spiedino. Io utilizzo la parte liscia, quindi non la punta, ma questa parte liscia, per fare in modo che i buchini abbiano una forma rotonda un pochino più grande, ma decidete voi assolutamente, questa è una cosa soltanto estetica. Quindi
andate a fare questi simpatici buchini sui vostri biscotti. Ecco fatto. Se avete delle formine, potete anche utilizzarle a mo' di stampino, facendo per esempio, come in questo caso, un piccolo fiore sopra il vostro biscotto. Quando avremo finito di decorare i nostri biscotti, passiamo alla cottura. Dovranno essere infornati a 180 gradi in modalità statica con calore solo da sotto all'incirca per 10-15 minuti. Visto che sono dei frollini che sono anche molto sottili, metteteli in un ripiano più in alto del solito, quindi non in quello centrale, ma in quello più su, così non si bruceranno nella parte sotto. Come vi dico sempre, mi raccomando, controllate la cottura perché i forni sono tutti diversi. Quindi, se sentite odore di bruciato, andate subito a controllare i vostri biscotti e, in caso, tirateli fuori dal forno 5 minuti prima. L'importante è che siano ben cotti. Mentre la prima teglia è in forno, prepariamo la seconda. Ecco pronta anche la seconda teglia. Appena tiro fuori la prima, inforno la seconda. Ed ecco qui i nostri biscotti digestive. Con esubero di lievito madre, appena usciti dal forno. Guardate quanto sono carini! Guardate, guardate. Allora, dopo averli sfornati, mi raccomando, lasciateli raffreddare su una griglia. Adesso vi faccio vedere anche com'è all'interno. Eccoli qui. Aspettate che metta a fuoco. Eccolo qua. Ok. E poi, visto che so che ci tenete molto, ne vado ad assaggiare un pezzetto. Ma io so già che sono buoni. Infatti sono buonissimi. Sono friabili, non sono troppo dolci perché sono a dieta, quindi non ho voluto esagerare con lo zucchero come al solito. Si sente quel retrogusto di orzo che è davvero delizioso. E secondo me, inzuppati nel latte la mattina, sono davvero una colazione perfetta. Eccoli qui, ho sfornato anche la seconda teglia, li ho lasciati raffreddare e adesso sono pronti da servire. Io li trovo deliziosi, sono carini da morire e quando mi escono fuori dei biscotti carini io sono sempre molto contenta. Sono light perché non contengono burro, contengono soltanto olio, contengono farine integrali, quindi possono essere utilizzati a colazione per chi vuole stare un pochino a dieta. Insomma, sono davvero una soluzione molto molto carina e buona per utilizzare il nostro esubero di lievito madre. Io spero, come sempre, che questa ricetta vi sia piaciuta, provatela e fatemi sapere come vi vengono questi biscottini e se vi piacciono. Scrivetemelo sul gruppo Facebook Lievito Madre Consigli e Ricette, dove potrete farmi vedere tutte le cose che sfornate. E poi venite a trovarmi sull'account Instagram Lievito Madre Consigli e Ricette, dove potrete sbirciare nelle storie tutte le cosine che sforno e quindi potrete vedere in anteprima tutte le ricettine che usciranno sul mio canale. Adesso, come sempre, vi invito a mettere like qui sotto, ad iscrivervi al canale, a fare i vostri commentini e, se il mio canale vi piace, accendete la campanellina per essere sempre aggiornati su tutti quanti i video che pubblico. Credo di avervi detto proprio tutto, quindi vi posso salutare e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti!